La fiera rappresenta sì un momento di formazione e informazione, quindi non solo di vetrina espositiva. La fiera comunque ha sempre rappresentato un ambito, una vetrina espositiva sulla quale chiaramente esporre l'innovazione, quello che comunque la compagine industriale, soprattutto quella nazionale, che ricordiamo essere tra le più importanti al mondo, se non la più importante, per lanciare quelle che sono le nuove idee, la capacità di cavalcare quello che è il mercato e le esigenze che lo stesso richiede al comparto stesso. È un punto d'incontro, è una piattaforma di relazioni, se vogliamo. Oggi non si guarda più al proprio territorio, ma è necessario fare sistema con quello che è appunto il sistema fieristico. Questo perché? Per incentivare un comparto che rappresenta, come quello dell'agricoltura, un fiore all'occhiello nazionale. L'internazionalizzazione è un aspetto molto importante perché è un'opportunità o un'alternativa al business della compagine industriale nazionale. La collaborazione è essenziale, ecco, siamo qui all'Agriumbria, che rappresenta un polo importante per il centro-sud Italia, insieme chiaramente per quanto concerne il sud ad Agrilevante o se vogliamo il nord per quanto concerne Verona Fiere. Beh, è un sistema di copertura importante, è un sistema che deve avere comunque in sé quelli che sono i principali asset di una manifestazione, quindi l'innovazione, la rappresentanza e rappresentatività di questo mondo che è un'eccellenza appunto nazionale, essendo l'agricoltura e il turismo, se vogliamo, fiore all'occhiello di questo paese. È una fiera orizzontale, una fiera trasversale, rappresenta il mondo dell'agricoltura così come lo rappresentano altre iniziative nostre nazionali. Thank you.